I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the time and I had to get low, I had to get low, I had to get back. I had to report, I had to get facts, cause you were just that, you that. Girl, you share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. Can't spend time on a nickel and dime. In caso di vittoria oggi potranno festeggiare in anticipo la promozione. Si comincia. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Metri per correre sulla corsia. Passaggio intercettato. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Arbitro che viene già chiamato in causa. Palla schizza via dopo il contrasto. Pazzini. La gioca profonda verso l'attaccante. Vediamo se crossa. Palla lunga sul secondo palo. Non riesce a bloccare, attenzione. L'arbitro fa cenno di proseguire, c'è qualche dubbio. Beh, da rivedere. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Buona l'idea qui. E il pallone finisce in gol! Questo gol era ciò di cui avevano bisogno, anche se potrebbe non bastare per chiudere qui la gara e per dar loro i tre punti necessari per la promozione. E Luigi, manca ancora molto, quindi potrebbero anche decidere di rintanarsi nella propria metà campo per poi colpire di rimessa. In ogni caso è difficile sentirsi al sicuro con un solo gol di vantaggio. Palla larga. Altro tentativo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è il lancio sulla fascia. La manovra interrotta senza problemi. Pazzini. Pallone profondo, pericoloso. Palla dentro, occhio. Palo! Prova a calciare. Che gol! Splendida rete! Questa rete non ci voleva, sono a ridosso della zona promozione, hanno bisogno assoluto di punti in queste ultime gare. Ormai sono in vista del traguardo e non possono lasciarselo sfuggire proprio ora, sarebbe un durissimo colpo da mandare giù. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Azione interrotta. Hanno perso palla. Cerca la sovrapposizione. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Non è solo. Recupera palla, intercettando bene il pallone. La saltata di netto. Prova col lancio lungo. La mette in mezzo.
palla schizza via dopo il contrasto. Difende bene il pallone. Palla girata sulla corsia. Ha perso il pallone. Di testa concede la touche. Palla recuperata, azione interrotta. Conquistano una buona posizione, distanza favorevole. Hanno una buona occasione per portarsi in vantaggio. Vedremo come sfrutteranno questa punizione. Visto i risultati, non credo che calcerà anche la prossima. Ha colpito davvero male la palla, che è terminata lontanissima dai pali della porta. Tocco impreciso, pallone recuperato. Intercettano bene il pallone. C'è il fallo e dunque punizione. Bel passaggio. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Deve arretrare qui. Brutto passaggio, recupero facile. Valbuena. Vantaggio dunque, si gioca. Bravo l'arbitro qui. Ci riprova. E il pallone finisce in gol. Questo gol li mette in una situazione davvero ideale. Possono gestire il risultato e ottenere l'obiettivo promozione. A volte è sufficiente un gol solo per vincere, anche se al posto loro non mi fiderei troppo. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Prova, straordinario intervento del portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. La tocca per il compagno. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Suma dunque l'azione d'attacco. Intervento sicuro del portiere che allontana. Pallone interessante. Prova il tocco sotto per scavalcare il portiere. Attaccante che evidentemente deve essere arrivato stanco al tiro visti i risultati. Conclusione da dimenticare. Via, 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 andiamo, passiamo oltre. Si avvicina all'area. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Prova ad aprire verso il compagno. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Sceglie il tocco corto. Lo ferma ma non controlla. Davvero brutto intervento da giallo.
Arbitro, senza esitazioni, ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. La tocca a rasoterra. Palla larga. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Non può sbagliare da lì. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Si ripartirà con una rimessa laterale. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Ha l'occasione per riaprire il match. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardalinee. Ha fermato un'azione spettacolare. Pazzini. Si fanno vedere i compagni. La mette in mezzo. Nessun problema per la difesa su questo traversone. C'è il lancio sulla fascia. Palla nuovamente in possesso. Pressing che ha dato i suoi frutti. Nuovo possesso palla. Gran tiro. E il pallone finisce in gol! Stanno dilagando, la loro vittoria non sembra in discussione, almeno fino adesso. E questo significa che potranno festeggiare la promozione al termine del match. Ovviamente se gli avversari saranno d'accordo. Nel calcio non si può mai dire, ma oggi sembrano avere tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti e soprattutto la promozione. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. C'è un buon anticipo. Palla in fallo laterale. Cerca il traversone. Spazzano senza problemi. Spazzano via il pallone. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Puntuale qui il difensore nel recupero. Guadagna metri. Comoda uscita del portiere. Ecco il tiro. Palo, attenzione, però è ancora buona. Bello il tentativo precedente, eh? Mortificato dai legni che hanno salvato portiere e risultato. Perdono palla. Minuti finali di gara, vantaggio che sembra rassicurante, vittoria che li manterrebbe molto vicini alla zona promozione. Sventa qui la minaccia. Si aprono spazi invitanti. Recupera un gran pallone. Punizione da una mattonella molto interessante. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca forse, ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. Posizione favorevole. Prova a calciare. Pallone che trova il palo. Palla ancora buona.
Ottima uscita del portiere. Coraggioso, è andato deciso sulla palla. Stavano già per risultare, non avevano fatto i conti con la cattiva sorte. Pallone profondo, pericoloso. Trova bene la profondità. Riesce benissimo sui piedi il portiere. E questa è un'ottima scelta di tempo. Hanno spazio per andare in contatto. Oh, pallone filtrante. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Può trovare il gol da lì, eh? Potere adesso. Non riesce a bloccare, attenzione. Ma che parata ha fatto Pier? Pazzesco, da rivedere e rivedere ancora. Intervento duro, mi aspetto un giallo. C'è un'ammonizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa che l'arbitro ha ragione. La mette al centro. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Andiamo da Matteo Barzaghi, quanto manca Matteo? Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Grazie. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Grande risultato oggi per loro con la buona l'idea qui. E il pallone finisce in gol! Gran tiro! E il pallone finisce in gol!